Buonasera a tutti, come ho detto poc'anzi cercherò di non tediarvi molto sull'argomento, ma diciamo, il focus del mio talk è quello di dare, diciamo, un piccolo sguardo, di sottolineare quelle che sono le nuove sfide del GDPR, quindi del regolamento sulla protezione dei dati personali, soprattutto nell'ottica dei nuovi sviluppi della società digitale, e quindi dando, diciamo, un focus mirato sulla cyber security e intelligenza artificiale. Come prima slide, più che altro è una piccola curiosità, perché non so se chi di voi conosce questo manifesto, che risale al 1890, ed è praticamente il manifesto che ha dato origine, fatto nascere il termine della privacy. Infatti si tratta di un articolo pubblicato su una rivista, la Harvard Law Review, nel 1890, da due avvocati, l'avvocato Warren e l'avvocato Brandeis di Boston. E la curiosità è che praticamente il termine privacy è nato perché in quegli anni uno dei due avvocati, l'avvocato Warren, si era appena sposato con una donna, diciamo, di nobile famiglia, ecco, e al ritorno dal viaggio di nozze ha trovato una serie di articoli di giornali, quindi anche di paparazzi. Infatti da quel momento in poi è nato il termine gossip, quindi gossip sulle loro nozze, e da quel momento in poi l'avvocato ha deciso, insieme appunto al proprio collega Brandeis, di pubblicare un articolo, un saggio sulla privacy. In principio, diciamo che si trattava del cosiddetto ius solitudinis, il diritto alla solitudine, ma inteso come inviolabilità della persona, diritto alla riservatezza e alla protezione dei propri dati. Questo però va letto alla luce del fatto che in America il concetto di privacy è diverso da quello che abbiamo in Europa, in quanto in America si parla sempre di privacy intesa come diritto, appunto, alla propria riservatezza, alla propria inviolabilità, mentre in Europa col GDPR che ho appena citato si intende più come un diritto alla protezione dei propri dati. Quindi, diciamo, quello che ci contraddistingue dall'America è proprio una concezione diversa di privacy, ma l'origine del termine privacy è questo, che era una piccola curiosità, non so chi di voi conosceva questo manifesto. Qui, diciamo, è un breve excursus di quella che è l'evoluzione della tematica. Infatti da noi, almeno in Italia, si è passati da quella che è la direttiva 9546 CE, che è stata poi recepita, penso che tutti conoscono il codice privacy o comunque abbiano sentito parlare del codice privacy, che è appunto la legge italiana che ha recepito la direttiva, che riguardava appunto la protezione delle persone fisiche, cioè degli utenti, relativamente al trattamento dei propri dati personali. Ma quello che è importante, secondo me, sottolineare è che la direttiva è nata negli anni 90 e negli anni 90 non c'era ancora tutto quel discorso e quell'evolversi e l'evoluzione delle nuove tecnologie, quali app, cloud, social network e Internet of Things, e quindi il regolamento europeo ha proprio cercato di colmare quelle che sono queste lacune. Come dicevo, il regolamento generale sulla protezione dei dati, e come anche ho sentito da alcuni di voi prima citare, è entrato in vigore nel 2016, quindi non quest'anno, ma il 25 maggio di quest'anno è diventato applicativo, quindi operativo. E come anche ho sentito prima, non tutti sanno questa piccola differenza, perché molti si sono svegliati proprio il 25 maggio, ma non è così. Il regolamento europeo sono già due anni che è entrato in vigore, e la cosa fondamentale, secondo me, da sottolineare è che si mette proprio in risalto, al primo posto, quello che è il diritto alla protezione dei dati personali, che con il nuovo regolamento è diventato un diritto fondamentale ed inviolabile. Infatti lì ho inserito alcuni riferimenti di legge che proprio sottolineano il fatto che adesso il diritto alla protezione dei dati personali è un diritto dei cittadini, tutti i cittadini europei. In breve, adesso ho cercato quindi di mettere alcune delle novità del regolamento, ma cercherò di stringere il più possibile, soltanto per sottolineare come il regolamento europeo mette in primo piano quello che è il concetto, il principio di accountability, cioè si responsabilizza il titolare del trattamento che è colui che
svolge un'operazione sui nostri dati personali e che determina quali sono le finalità di quel trattamento, i mezzi di quel trattamento. Ma soprattutto, anche alla luce di quello che è il focus del mio talk, i concetti fondamentali sono quelli di privacy by design e privacy by default, anche detto data protection by design e by default, in quanto si intende con questi due termini quello della protezione dei dati personali fin dalla progettazione, cioè by design, e by default intesa come protezione dei dati personali per impostazione predefinita. Con questi due termini, in breve, si vuole dire che i dati personali, quindi il trattamento dei dati personali, deve essere considerato sin da quando si inizia un trattamento, sin da quando si decide di trattare un dato personale, e soprattutto deve essere finalizzato, quindi minimizzato, soltanto per una determinata finalità. Concetto di privacy by default, cioè il trattamento dei dati personali deve essere soltanto necessario per quella finalità, quindi raccolto solo per quella finalità. Poi tutta una serie, diciamo, di altri elementi fondamentali come registro dei trattamenti, che non sto qui, diciamo, a sottolineare, ma soprattutto gli ultimi due, Data Protection Impact Assessment, che è una valutazione del rischio, altro concetto fondamentale nel regolamento europeo, e la figura del Data Protection Officer, che è il responsabile della protezione dei dati personali, che anche ultimamente si sente parlare molto spesso di questa figura, e che è una figura di supporto all'autorità garante, al garante privacy e ai vari titolari del trattamento. Questo, diciamo, è un'altra delle curiosità che forse non molti conoscono per quanto riguarda il GDPR, cioè si parla molto spesso di sicurezza, security, e la si intende come sicurezza dei dati personali, quindi del trattamento, ma non è proprio così. Cioè, se si analizza a fondo il GDPR, il regolamento europeo, si può rinvenire un duplice concetto di sicurezza, che lo si può prendere quindi dall'accezione inglese di security e safety, dove per security, come si può vedere, si intende, diciamo, una serie di misure volte a prevenire e contrastare interferenze illecite, quindi tutti quelli che sono attacchi informatici o anche, diciamo, semplici attacchi rivolti ad un sistema, e safety invece più un concetto legato a quello che per noi italiani è il concetto di sicurezza sul lavoro, e quindi si intende proprio la finalità di proteggere l'incolumità e la salute delle persone fisiche, proprio perché le persone, quindi gli utenti, vengono messi al centro di questo regolamento, come vedremo fra poco. Quindi un duplice concetto di sicurezza che non tutti hanno colto nel regolamento. Adesso, diciamo, voluto sottolineare più che altro il concetto di Internet of Things, proprio perché alla luce di quelle che sono l'evoluzione della società digitale e del cambiamento che è in atto, quando si parla di sicurezza non si intende più soltanto una sicurezza di quelli che sono computer o comunque strumenti in uso fino a qualche anno fa, ma ormai diciamo che siamo di fronte a una serie di oggetti e dispositivi sempre iperconnessi tra di loro, come si può vedere anche dalla definizione data dall'Internet Society nel 2015, e questo aumenta la possibilità, quindi dà la possibilità al crearsi di una serie di rischi, e principalmente quello che voglio sottolineare io sono due rischi fondamentali: i rischi legati alla sicurezza e i rischi legati alla privacy. Dove per rischi legati alla sicurezza secondo me è fondamentale sottolineare due, ma questi sono soltanto due degli esempi che sono avvenuti, diciamo, negli ultimi anni. Infatti, come potete notare, i principali attacchi cyber che vengono ricordati negli ultimi anni nell'Internet delle cose sono per esempio quello del 2015, che non so, molto probabilmente voi conoscete, che la rivista Wired ha riportato, dove due hacker hanno effettuato un attacco hacker su una Jeep Cherokee, e dimostrando come potevano da remoto controllare la radio, i tergicristalli, guidare addirittura l'automobile al posto del conducente, tutto questo semplicemente sfruttando la connessione internet del veicolo che si attaccava al sistema infotainment Connect, sistema che viene utilizzato dai produttori di questa automobile per aggiornare il software via Etere. Un altro degli attacchi noti è quello, un attacco di DDoS, Distributed Denial of Service, nel 2016, ottobre 2016, è perpetrato ai danni di DIN, che è un fornitore di servizi DNS, e che ha reso possibile questo attacco l'impossibilità per molti utenti di accedere a siti famosissimi come Twitter, Spotify e Reddit. Questo per dire cosa? Per dire che
si è passati con l'avanzare dell'Internet of Things, dell'Internet delle cose, dall'immaterialità dei dati alla materialità della vita fisica reale, perché adesso, come si può facilmente capire da questi esempi, i risvolti non sono più legati a dati immateriali, ma a dati che vanno a incidere sulla vita fisica reale, come può essere un pericolo per chi guida una macchina, quello che è avvenuto nel 2015, ecco. Mentre per quanto riguarda tutto l'altro fronte di rischi dell'Internet of Things, quelli legati alla privacy, è facilmente intuibile quali possono essere, cioè i rischi maggiori sono quelli di una maggiore sorveglianza e monitoraggio di noi cittadini, di noi utenti, e la possibilità anche di essere rintracciati, perché quello che di noi forse non si sa, o comunque noi non vediamo, è che è facilmente raggiungibile l'obiettivo di poter tracciare un profilo personale di ognuno di noi, che riguarda non solo i nostri dati personali, ma anche le abitudini di vita, di consumo, ma anche i dati sanitari. E quello che il regolamento sta cercando di fare con quello che dispone, appunto, con le sue norme, per quanto riguarda la tutela nell'Internet of Things, sono una serie di tutele e di principi che cercherebbero di minimizzare questi rischi. E tra questi ho citato i due principali, cioè quello di pseudonimizzare e cifrare i dati, è quello di minimizzare i dati, dove per pseudonimizzazione, per chi non è avvezzo a questo termine, si intende la possibilità, anzi l'obbligo, di scindere i dati, cioè nel senso il dato personale di una persona devono essere tenuti separati da altri dati, che in modo tale da non poter essere riconducibile a quella persona in modo diretto, quindi devono essere tenuti separati, tenuti protetti con misure tecniche organizzative specifiche e adeguate, e separati da altri database in modo tale da non essere ricondotti a quella persona facilmente. Mentre per minimizzazione dei dati si intende appunto l'obbligo di trattare i dati, il minor numero di dati possibili, solo quelli adeguati, pertinenti e limitate alle finalità del trattamento, come dicevo prima. Un'altra curiosità che ho di introdurre in questa slide è un piccolo progetto che è oggetto di studio attualmente da parte della Commissione Europea, che è il progetto Special, che riguarda le sticky policies. Per chi non ha ancora sentito questo termine, si tratta di piccole politiche adesive che nel sistema dell'Internet of Things vanno a specificare quel prodotto, quali dati tratta, a chi vengono trasferiti e praticamente anche a quali altri sistemi possono essere ricondotti. Questo perché si cerca di scindere il legame tra elaboratore, cioè tra produttore di un bene, di un servizio, di un oggetto, e l'elaboratore, quindi in modo tale da poter tracciare completamente il flusso dei dati di quel prodotto, di quel bene. Qui invece cerco, per chi è un legale come me, che non è abbastanza tecnico, cerco di dare giusto una breve piccola ricostruzione storica dell'intelligenza artificiale, che è quella disciplina che appartiene all'informatica e che permette di fornire a un elaboratore elettronico una serie di prestazioni che un osservatore comune sembrerebbe essere di pertinenza dell'intelligenza umana. Questa è la definizione data da un pioniere italiano nel campo dell'intelligenza artificiale e della robotica, che è Marco Somalvico. E, come dicevo, questa breve ricostruzione storica passa da momenti in cui si è cercato, o perlomeno si è arrivati ad una grande euforia per l'intelligenza artificiale, cioè dal test di Turing del 1950, che penso tutti voi conosciate, all'evento, il Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, che è l'evento ufficialmente riconosciuto come quello che ha dato origine all'intelligenza artificiale come disciplina scientifica. Poi all'applicazione ELISA, nel periodo tra il 1964 e il 66, che si occupa appunto di quella disciplina dell'elaborazione del linguaggio naturale. Ed è una piccola curiosità: questa applicazione, creata da Joseph Weizenbaum, era una delle poche che era riuscita a passare il test di Turing, perché praticamente
simulava una conversazione tra la macchina e, e l'essere umano, e molti, molti utenti, tra cui la segretaria di Weizenbaum, ci è cascata praticamente, e era convinta di parlare con un essere umano quando invece parlava con questa applicazione. Gli ultimi due esempi sono invece degli esempi che vanno a, diciamo, a nel senso opposto, cioè cercano di smontare la tesi dell'intelligenza artificiale forte, quella di Turing. La stanza cinese di John Searle dell'80 è praticamente un esperimento mentale, in quanto John Searle si immagina di essere al centro di un calcolatore e di poter ricevere dei simboli cinesi da questo calcolatore, e che con un manuale in inglese che traduceva appunto le funzionalità di questo calcolatore in inglese, lui riusciva a tradurre i simboli cinesi in ingresso e a diciamo, far uscire da questo calcolatore altri simboli cinesi, pur lui non conoscendo il cinese. Questo per dimostrare cosa? Che non è che la macchina, quando ha l'input di una, diciamo, di un comando, sa cosa sta facendo, ma lo fa e basta. Quindi quello che voleva dimostrare John Searle è che la macchina non sapeva il cinese, ma riusciva comunque con un programma a estrapolare, o comunque a far uscire dal calcolatore dei simboli cinesi. È un altro, diciamo, un'altra tesi, o comunque un altro sostenitore della diciamo dell'intelligenza artificiale, però non intesa come come posso dire, in maniera impeccabile, ecco, è quello, il paradosso di Moravec. Cioè Moravec nell'88 circa riteneva che le macchine sono capaci, è molto facile per le macchine fare, quindi portare a termine dei compiti molto difficili per un essere umano, come un teorema o anche un esperimento o un compito di geometria o anche giocare a scacchi, ma quando poi alla fine doveva a una macchina ci si chiede di svolgere dei compiti, o comunque di mettere in pratica delle azioni percettive e motorie tipiche di un bambino, la macchina non ce la fa. Quindi questo per dimostrare appunto proprio un paradosso, che le macchine, quindi quelle robotiche, o comunque le macchine artificiali, riescono paradossalmente a fare compiti che l'uomo non fa, ma non riescono a mettere in pratica cose elementari. Sempre alla luce dell'intelligenza artificiale, qui ho cercato di mettere, sottolineare quello che il regolamento europeo, il GDPR, dispone al riguardo, quindi della materia. Infatti nell'articolo 22 si impone un divieto di poter sottoporre un soggetto, quindi l'utente o una persona fisica, come la si vuole chiamare, soltanto a una decisione automatizzata, cosa che ormai nel 2018 è molto frequente, come può essere anche, diciamo, con strumenti biometrici o anche machine deep learning o automazione, che sono sempre molto più frequenti, e il regolamento impone un divieto assoluto e generale nell'articolo 22. Tuttavia ci sono alcune, diciamo, deroghe a questo divieto che vengono previste negli altri paragrafi dell'articolo. Questo per sottolineare cosa? Che comunque al soggetto, che in questo caso ho indicato come interessato perché il regolamento parla di interessato, ma interessato colui a cui si riferiscono i dati personali, quindi noi, viene attribuito un duplice potere a questo regolamento, perché nonostante c'è questo divieto generale, il soggetto può comunque dare il consenso a un determinato trattamento e può comunque poi controllare i propri dati personali, richiedendo al titolare del trattamento l'intervento, quindi umano, dietro a questa decisione della macchina, o comunque chiedendo spiegazioni sulla propria decisione o comunque una propria opinione. Quindi, diciamo, si mantiene una visione proprietaria del dato per quanto riguarda questo tipo di trattamenti automatizzati. Quello che però, secondo me, come dicevo prima, cerco di sottolineare con questo talk, è il rapporto che deve esserci e che c'è tra l'essere umano, quindi l'utente umano, e le molteplici forme di intelligenza artificiale. Perché partendo da quelle che sono leggi di Asimov, famosissime, che potete qui vedere, ma soprattutto la legge zero, che racchiude tutto quello che è il rapporto tra robot e umanità, è fondamentale soprattutto dare un'occhiata, comunque non dare comunque meno importanza a quello che potrebbero essere i risvolti di responsabilità nell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, perché comunque
È vero che l'essere umano deve controllare i propri dati e deve essere attento a quelle che sono le nuove forme di intelligenza artificiale, ma si pone anche una serie di problemi, come anche quello di ricostruire una serie di profili di responsabilità che in Italia al momento non ci sono, ma che sono un po' forzati. Io ho cercato di forzare un po' queste ricostruzioni, che potrebbero essere queste due. Cioè, in campo civilistico si potrebbe ipotizzare una sorta di responsabilità per i vizi della cosa, cioè chi costruisce o produce un prodotto, un oggetto, dovrebbe essere considerato, o comunque dovrebbe poter rivestire una certa responsabilità nel caso di vizi della cosa, anche per alla luce della posizione di garanzia che riveste. E in campo penalistico invece ho citato quelli che sono i modelli di Halevy, che hanno tutti un presupposto comune, cioè quelli che riconoscono la personalità giuridica in capo alle forme di intelligenza artificiale, in modo da poter determinare e imputare una sorta di responsabilità a queste forme di intelligenza artificiale. Quello che dicevo prima è che comunque il regolamento tende a sottolineare questo aspetto, cioè che le persone fisiche, cioè l'utente, deve mantenere il controllo sui propri dati, e quello che forse manca tutt'oggi a noi, quindi a noi utenti, a noi cittadini, è quello di ritornare a riprendere quindi il controllo sui propri dati personali, perché quello che fa il regolamento è un cambiamento di prospettiva rispetto a quello che era la vecchia normativa, la normativa che è ancora in vigore, ma che si spera a agosto, con la termine, diciamo, della proroga dovrebbe venir meno. È proprio il cambiamento di prospettiva, sì, anche perché ho appena saputo che il Parlamento è in ferie fino all'11 di settembre, quindi credo che la proroga scadrà comunque. Quindi è proprio un cambiamento di prospettiva, perché, come dicevo prima, c'era il principio nel codice privacy, c'era il principio dell'autodeterminazione informativa, cioè il soggetto, per poter dare, quindi trasferire un proprio dato personale, doveva dare il consenso. Il consenso era alla luce del sole, ed era comunque al centro del codice privacy italiano. Mentre adesso c'è un cambiamento di prospettiva, rimane per alcuni trattamenti il consenso, ma quello che si cerca di sottolineare è che l'utente deve mantenere un controllo sui propri dati, cioè un soggetto, un titolare del trattamento può anche trattare i miei dati personali senza chiedermi il consenso, ma l'importante è che io riesca a tenere traccia del flusso dei miei dati, che non si perda il flusso dei miei dati, perché per alcuni trattamenti, anche alla luce del fatto che si cerca di dare maggiore slancio alla circolazione dei dati personali nell'era appunto dell'evoluzione digitale, non si possono bloccare i trattamenti dei dati personali, ma si deve però garantire il controllo dei dati ai soggetti. Come dicevo, rimane una visione proprietaria del dato solo per alcuni trattamenti che richiedono ancora il consenso. Uno dei più importanti è sicuramente quello dell'articolo 9, che riguarda i dati ex dati sensibili, cioè dati sanitari, dati relativi alla salute e alle opinioni politiche, eccetera. Quindi, proprio per sottolineare questo concetto, per dire che la persona fisica, cioè l'utente, il cittadino, come lo vogliamo chiamare, adesso con il nuovo regolamento è centro e perno del sistema regolatorio, perché si è passati da dare importanza al dato personale, al trattamento, si è passati appunto a dare invece importanza alla persona fisica e anche alla tutela dei propri dati personali, ma molto spesso noi, quindi noi soggetti, noi cittadini, non siamo più solo oggetto del trattamento, ma anche prodotto di un trattamento inconsapevolmente. E come dicevo anche in precedenza, il regolamento mette alla luce anche il concetto di rischio, perché quella che è la tutela che assicura il regolamento è una tutela dinamica, legata appunto ai rischi per ogni singolo diritto e libertà delle persone. Concludendo, quello che volevo mettere in risalto con questo talk era innanzitutto che alla luce del sole, quindi è visibile chiaramente che la nostra vita digitale ormai è sempre più entra sempre più in quella reale, cioè quello che noi facciamo su internet o comunque nei social network in generale, con tutti i dispositivi connessi a internet, ha dei risvolti nella vita reale, questo è evidente, e quindi paradossalmente, o comunque, si cerca di dare di nuovo il controllo agli utenti, controllo che al momento non è ancora così forte e vivo, in quanto l'individuo è sempre stato considerato l'anello debole della sicurezza. Ma quello che mi preme sottolineare, che secondo me è importante capire, è quello di avere una maggiore consapevolezza su quella che è l'importanza dei propri dati personali e delle proprie azioni digitali, perché molto spesso anche pubblicare sul social network o in maniera molto leggera dare delle informazioni personali su siti non protetti o comunque su database non protetti
dipende da noi, sono scelte nostre e dobbiamo essere molto più sensibili e consapevoli di quello che facciamo su internet. Un altro punto fondamentale secondo me è quello di trovare un giusto equilibrio tra quelle che sono le promesse del regolamento e i rischi di quello che dicevo prima, cioè trattamenti automatizzati che possono riguardare l'intelligenza artificiale, sistemi biometrici o automazione, trattamenti su larga scala, dove su larga scala si intende un trattamento che può riguardare un vasto numero di soggetti, e i rischi sono quelli, cioè quei trattamenti che possono andare ad impattare su un vasto numero di soggetti. E infine, secondo me, è l'importante rendere questi prodotti, questi oggetti, queste nuove tecnologie una risorsa e non un pericolo per noi, per le nostre libertà e i nostri diritti, perché secondo me quello che forse sfugge, ma che deve rimanere centrale, è che dobbiamo noi avere il controllo su questi strumenti, su queste nuove, diciamo, tecnologie, e non viceversa. Quindi questo era in conclusione quello di cui volevo parlare. Se avete domande, prego. Sì. Sì. Quello che vorrei porre, perché tu hai detto che sei un legale. Sì, ahimè. Benissimo. Allora, la questione, vorrei sapere la tua opinione, sì, legale su il codice della morte. Nel senso che le auto a guida autonoma, sì, hanno codificato il loro comportamento. Sì. E quindi in realtà non è che fanno una violazione secca della legge zero, nel senso che quello che tenta di fare un'auto a guida autonoma è la minimizzazione dei morti umani. Sto guidando, 50 bambini mi si piazzano davanti, e tra parentesi voglio dire, in questo caso Defo Code, tra parentesi, fa il conto dei bambini, fa il conto degli animali, e in questo caso decide che conviene far morire il guidatore. Sì. Cioè, diciamo, si fa un sacrificio alla luce di quelli che sono gli altri soggetti in gioco, ecco. E questo è il ragionamento. Fine. Sì, no, ma è un bel tema, nel senso che purtroppo il punto è che non c'è, come dicevo prima, una responsabilità chiara al momento su quelle che sono le forme di intelligenza artificiale, che possono essere la domotica, l'automazione, quindi sistemi anche di guida autonoma. L'unica cosa che può fare un legale come me, o comunque uno studioso della materia, è quello di forzare quelle che sono le categorie al momento applicabile. Quindi si può pensare di poter ipotizzare una posizione di garanzia, o comunque di minimizzare il rischio, come hai detto tu, anche alla luce anche della minimizzazione dei dati personali che vengono trattati, però il rischio permane. Quindi è una domanda non prevede una risposta certa, ma capisco le perplessità, che sono le perplessità che io ancora ho. Infatti per quello ho citato l'attacco hacker del 2015 della Jeep, perché già in quegli anni c'era questa criticità qui. E alla luce di quello che hai sottolineato, non credo che si siano fatti grossi passi avanti, anche se ci sono nuove regolazioni al riguardo, soprattutto per quanto riguarda la guida autonoma, quello sì. Però il servizio taxi di Uber, sì, anche quello sta funzionando, voglio dire. Sì, diciamo che purtroppo, alla luce di quello che sono le grandi innovazioni e i benefici, purtroppo scappa sempre il morto ogni tanto, e purtroppo anche ultimamente, se non ricordo male, qualche mese fa Uber è uscita sui maggiori quotidiani per un episodio analogo. Però ripeto, purtroppo è il rischio che comunque permane ancora, secondo me. Non so se ci sono altre domande. Sì. Quindi la scuola. Prego. Ah, ok,
quando parli della sensibilità, sì, difendi il fatto che uno possa sapere quali dati vengono immagazzinati, quale strada sta prendendo quei dati, e quindi l'accesso e la l'autocorrezione anche del comportamento, o semplicemente la richiesta legale dell'accesso ai propri dati? No, diciamo che sono aumentate le garanzie per quanto riguarda i soggetti, quindi la persona fisica, perché quello che dicevi tu, il semplice accesso, era il focus del codice privacy. Adesso con il nuovo regolamento il soggetto può non solo chiedere l'accesso ai propri dati, ma può anche rettificarli, fare la portabilità dei dati. C'è anche proprio un articolo che prevede il diritto alla portabilità dei dati, cioè chiedere di trasferire i dati da un database a un altro, da un cloud all'altro. Questo per fare un esempio, ma altri articoli importanti prevedono altrettanti diritti importanti, come il diritto all'opposizione, il diritto a conoscere la logica dietro un trattamento. Quindi non parlo solo di accesso ai dati, ma anche di poter rettificare, aggiornare e correggere quel dato. Quindi, sì. Allora, la trafila prevede sempre una richiesta al titolare, cioè il titolare è colui che detiene i dati. Molto spesso la trafila non è così lunga, perché io anche ho provato molto spesso a chiedere la cancellazione dei dati che mi riguardavano da un database, e molto spesso è avvenuto, così come anche da prima che il regolamento diventasse applicativo dal 25 maggio, già Facebook e WhatsApp si erano attivati per poter dare la possibilità di chiedere i propri dati personali, perché non so se sapete che nelle impostazioni di Facebook c'è la possibilità di richiedere tutti i propri dati personali, che poi c'è da discutere se danno tutti i propri dati personali, questo non credo e non te lo so dire, però molti grandi service provider, molti grandi social network prevedono la possibilità di richiedere tutti i propri dati personali, quindi tutti quelli che loro, i dati personali che loro detengono, danno la possibilità di effettuare un controllo, come dicevo prima, che poi questo controllo abbia delle strade lunghe da farsi, e che e soprattutto che questo controllo sia effettivo. Questo dipende da social network, da service provider, da vari attori in gioco. Però i diritti sono maggiori con il nuovo regolamento, non è solo un accesso ai propri dati personali. Quindi se io chiedo a Facebook di accesso ai miei dati, loro dicono che dati hanno curato, a chi hanno dati? Sì, praticamente loro ti fanno scaricare, io ci ho provato, ma poi non l'ho fatto più perché erano 6 giga di dati. Ecco. Loro ti danno tutto un file zip, quindi un archivio di dati personali, e lì dovresti anche poter ricavare il flusso dei dati, cioè se quel dato è stato trasferito, che ne so, a un altro service provider, a un social network. Così è anche il caso di Cambridge Analytica, cioè Cambridge Analytica, quello che è scoppiato, la bolla che è scoppiata di Cambridge Analytica era proprio quello, cioè questi dati passavano da Facebook a queste società che gestivano le campagne elettorali per conto di altri soggetti, e i soggetti non sapevano di avere il proprio dato personale in mano a queste società. Quindi adesso Facebook, ma non solo Facebook, cerca di porre un freno a cattivo costume, ecco. Però il senso è proprio quello, che poi sono d'accordo con te che non sia così lineare e trasparente quello che fanno e quello che fanno con i nostri dati, quello sì, però una maggiore tutela c'è, ecco, diciamo. Non lo so, ci sono altre domande o se no, sì. Chiedo scusa, ma c'è il prossimo talk, quindi dobbiamo interrompere. Vabbè,